seconda parte che si occuperà un pochettino di politica, poi andremo a Porto Recanati dove non si vota, ma qui a Recanati si è appena votato. Si è appena votato e si è. Per sapere qui dei tre candidati avrebbe vinto, nessuno dei tre ha vinto, parliamo di Fiordomo, Bravi e Pepa, anche se i risultati sono particolarmente evidenti, nel senso in termini di preferenze. Pepa ha ottenuto 5.300 voti, gli altri 3.000 Bravi, 2007-2008. Fiordomo. Ora la questione è questa, si va al ballottaggio fra Bravi e Pepa. Noi ne parliamo con un non candidato, ma che abbiamo ospitato diverse volte con noi qui a Radio R, e precisamente con Luca Marconi. Non pensiamo di violare nessuna par condicio perché ci rimetteremo in maniera molto obiettiva e professionale, visto che Luca poi da tempo che fa un po' il collaboratore e l'inviato speciale di Radio R, anche dal Senato lo ha fatto, per cui lo saluto e lo potete vedere anche su Facebook e naturalmente sullo streaming, oltre che sentirlo sugli 89.100. Vediamo un attimo soltanto di poter abbassare la musica, anzi proprio toglierla. Eccola qua. Buonasera, Luca. Buonasera, buonasera Stelio. Sei perfettamente in linea con noi. Allora, caro Luca, vediamo di commentare insieme a te questo voto per far capire ai recanatesi come si può andare ancora al ballottaggio, cioè richiamarli di nuovo dopo 15 giorni alle urne per un sistema elettorale che non so chi l'ha inventato, che è quello del doppio turno. Ma perché è stato istituito questo doppio turno? Non era più semplice dire guardate, esprimete il vostro voto, chi arriva primo, come succede per le regionali, come succede per l'uninominale, come succede per i sindaci nelle comuni sotto i 15.000 abitanti? No. Per i comuni sopra i 15.000 abitanti ci siamo inventati il doppio turno. Perché? A chi faceva comodo questo doppio turno? A chi sa sministrare bene. A posto. Stasera sei molto, molto telegrafico. Allora, detto Mi questo, come. detto per la par condicio dobbiamo parlare poco. Poi, siccome sono anche in video, non vorrei tormentare nessuno oltre guardandomi, che non, io mi vedo qui, non è un bel vedere. No, doppio turno abbiamo parlato tante volte a stereo, solo i francesi potevano inventare. C'è solo in Francia. Non c'è in nessuna parte del Adesso mondo. anche la Francia Anche è non so messa se in bene. Polonia. No, Visto. guarda, è veramente una stupidaggine, anche perché, guarda, questa campagna elettorale si è complicata e ha manifestato una divisione incredibile a sinistra. Forse questa è stata l'unica cosa positiva del doppio turno, cioè una divisione latente fra i candidati, fra i due leader, diciamo, della sinistra recanatese, che poi alla fine è esplosa con la doppia candidatura dei due sindaci, chiamiamoli così, perché sono stati de facto sindaci o proconsoli uno dell'altro. Perché se ci fosse stato il turno secco, io penso un po' di più avrebbero riflettuto su questo tipo di scelta, perché è chiaro che questa scelta ha largamente compromesso le possibilità di vittoria della sinistra. Certo, oggi è tutto possibile, ma rimontare 10 punti è una cosa, rimontarne 20 è un'altra. Certo, questo, però quando si deve andare al ballottaggio ognuno nutre timori, alimenta paure perché poi possa essere magari anche vittima di un ribaltamento improvviso e quasi straordinario dei voti. Allora, vediamo un pochettino che cosa ha caratterizzato soprattutto questa campagna elettorale. Il fatto, ad esempio, come si è detto da più parti, è che sia mancato un diretto confronto fra i candidati. Questo rientra, diciamo così, nella scelta degli stessi candidati di poter fare una campagna elettorale in un certo modo che non
non nel vecchio classico modo, appunto, dei confronti televisivi o dei confronti radiofonici, oppure all'interno delle redazioni dei giornali. E tu pensi che sia un vecchio modo di fare politica, oppure è una strategia diversa che i candidati adottano? Ma guarda, io, si sa, naturalmente ho votato Beba, ma diciamo che questo è stato un motivo in più, perché sono convinto che questa spettacolarizzazione della politica non abbia portato nessun beneficio alla democrazia. Cioè, l'Italia degli anni 50, con i partiti storici tradizionali, senza televisione, col contatto diretto dei candidati con la gente, col sistema proporzionale, con una marea di analfabeti, vedeva più votanti, meno schede nulle e meno schede bianche di quanto ce ne stanno adesso. Quindi qualcosa non funziona in questo sistema. Questo è un sistema malato, Asterio, un sistema che non funziona. C'è una iperinformazione. La 7, Rete 4, Rai 3, poi chi c'è? Anche Italia 1, ma soprattutto queste tre, continuamente, anche di giorno, tagata, tutto fa politica, non solo, è tutto un continuo ininterrotto di trasmissioni legate alla politica, all'attualità. E nonostante questo la gente si allontana sempre di più, o forse proprio a causa di questo eccessivo comportamento. Perché poi alla fine, Asterio, non è questione di strumenti, è questione di sostanza. Perché se io faccio un confronto, ma nel confronto c'ho la regola X, la regola Y, la regola Z, per cui alla fine non mi posso dire tutto quello che voglio, non mi posso sfogare come voglio, e le domande le devo concordare o addirittura me le deve fare un giornalista. Io ho trovato molto più conveniente il fatto che ci siano stati da parte di Beba 30, forse anche più, direttamente con la gente, dove chiunque poteva venire anche un altro candidato, un'altra lista, un altro schieramento, a fare domande, a fare anche provocazioni, come si usava una volta. Io trovo molto più conveniente questo fra chi è veramente interessato, non chi sta lì ad assistere a uno spettacolo, perché cosa c'è da sapere di più di quello che sappiamo? Cioè, dobbiamo sapere qualcosa in più dei Bravi, qualcosa in più di Fiordomo, cioè non sono conosciuti abbastanza, sono conosciuti, eppure insieme, anzi separatamente o sommando i loro risultati, sono arrivati al 53%, quindi non è il fatto che io ti conosca significa che ti voto, o forse il fatto che ti conosco decido di non votarti più, o viceversa. Quindi questo è una cosa cretina, quando si vuole ideologizzare o assolutizzare un metodo. Il metodo non può essere mai assoluto, neanche i valori a volte, figuriamoci il metodo. Cioè, non è possibile esaltare oltre ogni misura sta cosa. L'hanno fatto, l'ha fatto soprattutto Fiordomo, e non mi sembra che l'abbia ripagato, perché se quello era lo schieramento che saltava il dato democratico, non gli ha funzionato, o almeno non gli ha funzionato su questo argomento. Senti, il fatto che Bravi abbia detto che se fossimo stati uniti, se avessimo trovato il modo di non dividerci, ma di trovare una linea comune per andare avanti, visto che abbiamo governato insieme 15 anni, molto probabilmente avremmo vinto al primo turno, visto i risultati e le percentuali che abbiamo ottenuto. Ma è un ragionamento che si può fare, è così matematico poi? Perché poi non si tiene conto che gli elettori, forse qualcuno in questo tipo di divisione l'ha vissuto come una gara, e magari senza divisione avrebbe magari, o non sarebbe andato a votare, oppure magari avrebbe votato per Pepa, per dire. Esatto, quindi, ma guarda, chiacchiere da seggio, vari esponenti della sinistra erano convintissimi, soprattutto dell'area Bravi, esattamente del contrario di quello che ha detto il loro capo, cioè dire: se eravamo uniti avremmo preso meno voti, e nel confronto diretto, perché uniti sarebbero stati uniti sulla candidatura di Bravi, su questo non c'è dubbio, non poteva esserci unità se Fiordomo non accettava la candidatura del sindaco uscente, come ormai prassi consolidata. Questa era una prassi consolidata, non la prassi consolidata del confronto elettorale, che era stupidaggine. La prassi consolidata è che
il sindaco uscente viene ricandidato, perché non c'è un motivo per cui uno schieramento che è stato unito e un personaggio politico che candida un altro personaggio politico, poi nel momento in cui deve essere riconfermato, a 2 mesi di elezioni dice no, non sei quell'adatto sono io, ma questa è una barzelletta, no? Cioè, chi può credere a questa barzelletta? Quindi, però l'unità è chiaro, dopo, serio, se metti insieme Bravi e Fiordomo, sono state 11 liste in campo, 11 liste in campo contro le 6 che sostenevano Beva. Quindi 11 sono 11, 11 sono 170-180 candidati contro 95. Quindi c'è stata anche questa la forza progressiva che ha spinto i due, che comunque, ripeto, insieme, cioè, o meglio, la somma di loro divisi fa 53. Quindi probabilmente può assicurare che sarebbe stato un effetto contrario, ma ormai qui stiamo discutendo del nulla, cioè stiamo discutendo di ipotesi insignificanti. Il fatto politico più significativo, invece, se posso dirlo, è che per la prima volta, dopo il 1995, quando io chiusi l'esperienza da sindaco nella cosiddetta Prima Repubblica, per la prima volta il centrodestra supera il 45%. Io ho fatto due tipi di previsioni scritte, poi qualcuno l'ha confidata anche ai candidati sindaco, diciamo alternativi, non voglio dire avversari né nemici, che se avessimo superato il 42% era un risultato importante che ci metteva in condizione di fare bene il ballottaggio, se superavamo il 45% sarebbe stato un trionfo, il 50% un miracolo di democrazia. E il miracolo è mancato, però aver superato il 45% e non dello 0,1 ma del 2%. È un buon viatico, certo, con questo non è che c'è da allentare la presa, però il dato vero politico è questo, ed è un dato clamoroso, Stereo, perché non è un dato che nasce, tu dici nasce sulla spinta, qualcuno dice la spinta, ho visto anche la dichiarazione di Antonio Bravi, sulla spinta dell'effetto politico. Non è così, perché per esempio a Monte San Giusto il centrodestra prende il 61%, il candidato del centrodestra, la candidata prende il 35. Stessa cosa è successa a Montecassiano, stessa cosa a Montefano, stessa cosa a Treia. Quindi non è vero che c'è stato un traino politico. Qui a Reggio Emilia è stato esattamente il contrario. I partiti di centrodestra sfiorano appena il 50%, il candidato del centrodestra prende il 47. Quindi c'è una scelta convinta su Pepa. O meglio, c'è un rifiuto addirittura non di un candidato, di due proposte di candidati. Perché Reganati aveva due proposte alternative, non dimentichiamoci che fino a novembre scorso si ragionava solo su due. Io parlavo con le persone, dice: ma sto candidato centro-destra non arriva, ci toccherà a scegliere fra Bravi e Fiordomo, perché sono gli unici due in campo capaci. Cioè, questi chiaramente non tutti devoti di quello schieramento, però per dire che anche persone non devote di quello schieramento stavano maturando quel tipo di convincimento. Bene, essere riusciti da gennaio a giugno, in meno di 5 mesi, a ribaltare, in 5 mesi, a ribaltare questa impostazione e ragionare intorno a un candidato alternativo che entrava così, quasi alla chetichella, mi sembra un grande risultato per il centrodestra, ma soprattutto mi sembra una grande sconfitta sul piano politico e culturale del centrosinistra. Non voglio dire da un punto di vista amministrativo, perché poi sappiamo che la valutazione sulle cose fatte è molto, molto relativa. Tutto è proiettato sul futuro. Secondo me, quello che qui ha pesato è una sorta così, di giudizio sul metodo politico, sulla stanchezza, come ho detto io fin dall'inizio della campagna elettorale, scherzosamente, che abbiamo di fronte due amici, due cittadini reganatesi, che noi comunque stimiamo perché stimiamo tutti, che forse sono un po' stanchi, forse hanno, come dire, logorato, concluso la loro fase di tempo politico. E quindi non lo so, ecco, questo è un dato. Adesso tu dici facciamo gli osservatori, non è facile, soprattutto a caldo, commentare queste cose, ma il risultato è clamoroso. Cioè, il risultato è clamoroso. Non è che dici, vabbè, cioè, se confrontavano tre big storici della politica, si confrontavano due della sinistra e due del centrodestra, magari anche quella divisa, che c'erano stati in campo chissà da quante volte, se candidavano, non so, Paoletti, Bartomeoli o Paoletti, Marconi o chi, o Bertini, quindi tutta gente straconosciuta. No,
Quindi diciamo quattro decotti, perché quattro decotti non sono i decotti come qualcuno mi ha apostrofato qualche giorno fa, è una persona completamente nuova, che però l'approccio che ha avuto Emanuele, tra altre cose, una nota di stile che sicuramente ha contraddistinto anche Antonio, un po' meno Fiordomo, che non a caso non è arrivato, è stato lo stile, cioè Emanuele Beba non ha mai attaccato gli avversari. Antonio ha fatto qualche frecciatina e non c'è stata una campagna aggressiva, anzi qualcuno ha detto che è stata una campagna pure troppo moscia, ma è stata una campagna seria, fatta sui contenuti e sull'idea che questa città non si può dividere sempre, comunque, scannarsi come è successo per tanti anni, deve, come dire, inaugurare una nuova stagione. E questo ha fatto la differenza e questo stile è stato di tutte le liste, sì, qualche tono polemico, ma normalmente, come c'è Poche questa abitudine, cose. non si è risposto quasi a nessuno. Esatto. Tu Noi, per esempio, facevi. abbiamo fatto una campagna, lo dici tutti incentrata a partire di mesi fa sulle proposte. Radio R l'avete segnalato tutti, i nostri comunicati stampa, e noi abbiamo fatto ogni 10-15 giorni un comunicato stampa con una proposta ben precisa, che poi abbiamo raccolto nel nostro programma e che in parte è entrato anche nel programma del candidato sindaco. Quindi vorrei dire un segno di speranza, lo dico ormai da persona che ne ha viste tante campagne elettorali, perché ho cominciato a seguirla già da iscritta al partito nel 1975, quindi ne ho viste sui 50 anni. Però ecco, la prima che vedo fatta in maniera pacata, intelligente e propositiva. E in questo forse la sinistra è arrivata con un passo indietro. Senti Luca, tu mi facevi osservare, da buon esperto politico e analista, un dato, una cifra che poi ho ripreso oggi anche sul giornale perché l'ho considerato molto interessante. Cioè, Pepa ha ottenuto quasi 700 voti, no, di elettori che hanno votato lui e solo lui. Se ne sono sbattuti di altri candidati e delle altre liste. Che significato ha questa? 700 voti non sono Soltanto, pochi su 5.000, eh? soltanto. C'è un precedente, penso l'unico precedente in questo senso sia stato quello ottenuto da Daniele Massaccesi. Non mi ricordo qual era la cifra, ma circa 500-600 voti individuali, una cifra enorme per il centro-sinistra. E questa è stata una cifra enorme anche per il centro-destra, considerato che poi partiti politici che hanno raccolto tanti voti, a cominciare a Fratelli d'Italia, ci sono stati. Ma andati oltre questo risultato, Fratelli a 2000, le civiche 1700, noi 400 e tutti. Quindi vuol dire c'è stato un risultato anche significativo da parte delle liste, non è che la lista ha proibito. Beba è andato oltre, cioè come a dire, ha attirato un interesse esclusivamente sulla persona. Io penso proprio a quello che dicevo prima. È una questione di stile, di speranza, di amabilità. Amabilità. Sì, la preoccupazione delle cose da fare, ma lui in tutti gli incontri, io non sono stato presente a tutti, ma in tutti gli incontri era quasi quello che frenava, non quello che sparava. Non è quello che se c'era qualcuno diceva dobbiamo fare canati in una piscina, lui dice no, ne facciamo due, una va al Potenza, una va al Musone. C'è da fare questa cosa, no, ne faremo di più. Lui dice sempre verificheremo, mi segno tutto, vediamo. Cioè, io in questo sinceramente adesso non voglio fare il maestro, ho ritrovato uno stile che ci contraddistingueva a noi vecchi amministratori. Dopo è entrato un po' lo show, no? Quindi le promesse, le facili. La gente è stanca, vuole l'affidabilità, vuole una persona a poter incontrare. Io penso che Emanuele si sia sfinito con gli incontri, quanti ne ha fatti, si è reso disponibile a tutti, si è fermato a parlare con tutti. Questo modo di fare, non di cercare il voto, ma di incontrare la gente indistintamente, ne avrà incontrata tanta che magari manco lo vota. Ora ha votato, non c'è dubbio. Questo è il vero stile che deve contraddistinguere la sfera politica, in cui uno veramente assume quell'atteggiamento e quel, direi anzi, quell'abito mentale di padre, della città. Ecco, di padre della città. È un po' quello che sta cercando di fare la Meloni. La Meloni ha sorpreso perché dopo 2 o 3 mesi non era più il leader puntuto e, no, e a volte anche aspro di Fratelli d'Italia, ma subito ha assunto un atteggiamento da, è vero, capo del governo, ma così deve essere, in cui la partigianità che ha funzionato fino al tempo precedente alle elezioni scompare. Adesso un po' di partigianeria c'è, ovviamente, perché io sono una parte,
qui siamo tutti partiti a stereo, anche quelli che si chiamano civiche, di fatto sono una parte, perché partito significa il participio passato di parte, cioè di ripartizione. Io sono una parte di, poi sono una parte che si qualifica con una sigla e un simbolo squisitamente locale, ecco, potremmo parlare di partiti locali, oppure sono un partito nazionale o regionale. Nello schieramento dei Fiordomo c'è un partito che è un partito regionale, c'è un simbolo regionale. Le nostre hanno un simbolo comunale. Noi abbiamo fatto un DC costituente popolare che in parte è un simbolo locale, in parte è un simbolo nazionale. Quindi c'è, ma sempre parti siamo. Quindi questa non la neghiamo, questa dimensione. Saremo degli ipocriti. Ma di fatto però poi l'atteggiamento che deve essere assunto, soprattutto da chi viene eletto direttamente dal popolo, deve essere un atteggiamento aperto a tutti, cioè la gente non deve aver paura di avvicinarsi alla casa comunale, non deve andare a votare con la paura perché dice se non voto a quello, poi quello si vendicherà di noi. Noi non abbiamo dato questa impressione, Emanuele non ha dato questa impressione e questo secondo me è il risultato. Senti Luca, abbiamo non tanti minuti, però un'altra domanda per queste elezioni comunali te la faccio, poi vorrei un giudizio sulle europee. Sulle comunali, a questo punto, no, è difficile valutare i flussi dei voti nella fase del ballottaggio, perché come può un esperto, magari politico, poter fare una campagna elettorale nel secondo turno, cercando di portare più voti possibili dalla sua parte di quel raggruppamento che ha perso, in questo caso di quello del progetto civico di Fiordomo. Ma è soltanto porre uno sguardo a questo gruppo che fa la differenza, oppure bisogna anche vedere di mantenere i voti che tu già hai avuto al primo turno, e già sarebbe una fatica enorme, perché sappiamo ad esempio che il secondo turno crea una disaffezione al voto maggiore fra gli elettori. E poi c'è anche, perché no, pescare sul diretto avversario, no? È una cosa abbastanza complessa, per cui a volte sedersi al tavolino e fare delle previsioni è talmente difficile che a volte si cade nel ridicolo nel stabilire e nel buttare giù delle percentuali o delle ipotesi. È vero, si parte da 20 punti di vantaggio e la valutazione, l'ipotesi più credibile è quello che Pepa non ha rivali per il secondo turno, però bisogna stare attenti e valutare i flussi degli elettori, quindi il flusso del voto, anche un voto che può cambiare per l'uno e per l'altra parte. Guarda, sicuramente una delle domande più stupide che facciamo tutti, me compreso, quando ci stanno elezioni è chi vincerà. Addirittura questa domanda si fa prima di fare il candidato, con quelli che giurano, come se fossero Pasqualina, quello vince, quello perde. E queste sono stupidaggini. Cioè, abbiamo visto fenomeni i più strani di tutti. Pensa a 5 anni fa, adesso non stiamo al caso Simonacci, clamoroso. Simone veniva da un altro partito. È stato indicato come candidato sindaco all'ultimo minuto, ha preso neanche il 30% al primo turno, ha rischiato di vincere. Quindi è una cosa clamorosa, con flussi di voti, come dici tu, evidenti per alcuni casi. Cioè noi centristi abbiamo fatto l'apparentamento e siamo certi di aver portato almeno 400 voti sui 1000, e poi c'è stata la frana del voto da sinistra, che però non era sinistra, perché lo schieramento di Graziano Bravi aveva anche delle civiche Sì, poi non si scritte erano anche politicamente, schierate, eh. e poi c'è stato anche il PD, che chiaramente. Ma voi dite, cose le più strane possono accadere. In questo caso, come ricordavi bene tu, è fisiologico che tutti e due i candidati perdano degli elettori che hanno votato a primo. Questo è fisiologico perché in quelle due giornate può succedere tutto, ci cioè si può ammalare, uno può morire, cioè tante cose. Adesso non so se è più uno schieramento oppure all'altro, ognuno toccherà gli argomenti, gli attributi che è meglio di te. Può capitare pure a me, ovviamente. Io sono in attesa delle diabilità, quindi per me io se muoio, c'ho solo da Lasciamo correre, guadagnare. dai, andiamo avanti. Morire è un gran guadagno, però
Nostro Signore ci tiene in vita perché siamo cattivi, cioè quelli cattivi devono campare tanto per soffrire e fare il purgatorio intero. Una piccola divagazione teologica per non parlare di altre battute del Papa. Allora, il fatto che ci sia un 10%, questo è storicamente stimato, che per ragioni non legate alla propria volontà non partecipa è normale. Quindi tutti e due 10% in meno. Però poi c'è anche il recupero, cioè quelli che non sono andati a votare il primo turno, che trovano interessante partecipare alla disputa 2, i meno ideologizzati, quelli che non hanno motivi di andare a votare la lista, cioè non c'avevano liste o candidati a votare, dice però sta domenica, sto lì, ci voglio andare perché adesso voglio essere determinante. Lo ricordiamo, agli elettori questo è possibile, non c'è bisogno di andare a votare col timbro del primo turno, possono andare a votare anche coloro che al primo turno non hanno votato. Poi c'è il flusso, come dici tu, certo, è naturale che la parte che rimane esclusa dalla competizione subisca una flessione nella partecipazione. Questo è fisiologico dappertutto, cioè è inimmaginabile che i 2.800 elettori che hanno sostenuto Francesco Girolamo tornino tutti a votare. Ripeto, se li perde fisiologicamente quelli che sono in lizza, figuriamoci questo. Come si orientano quelli che eventualmente stanno lì? Qui è un grande punto interrogativo. Io penso che la campagna elettorale va fatta con grande serenità, come dicevi tu, senza stare a fare i conti a tavolino, pensando che o pensando che cosa, perché poi con tutti questi candidati che si sono impegnati, senza una visione ideologica precisa, cosa bolle in pentola, cosa c'è nella testa di ciascuno, è veramente inimmaginabile. Quindi serenamente, come è stata questa campagna elettorale, andremo al voto e spingiamo verso una partecipazione. Mi auguro veramente che molti che non sono andati a votare al primo turno adesso comprendano l'importanza di starci al secondo. Senti Luca, veramente è stato telegrafico, ti ringrazio questa sera perché poi ho un altro appuntamento, però ti voglio strappare un parere sulle europee che sta facendo impazzire qualcuno, in Francia sta succedendo l'incredibile perché si va alle elezioni anticipate a luglio, Le Pen sembra abbia ottenuto l'appoggio dei gollisti, è una cosa incredibile. Comunque dicono che addirittura Repubblica ha intitolato un'onda nera si riversa sull'Europa. Adesso ci sono titoli esagerati fuori dalla grazia di Dio, perché i popolari mantengono la maggioranza di, diciamo così, almeno non tanto del Parlamento europeo, ma quanto è stato il partito, diciamo, il gruppo più votato. Poi ci sono i socialisti che pur avendo avuto una flessione mantengono un buon numero di seggi. Ecco, tu vedi la possibilità. Poi c'è stato l'avanzamento naturalmente dei partiti, dei conservatori, della destra e così via. Ma tu pensi che questa presenza maggiore di deputati di destra possa fare la differenza e possa indurre i popolari a rivedere una possibile alleanza con i socialisti? Ah, guarda, se è possibile tutto. Sul dato però non dimentichiamoci una cosa che pochi hanno sottolineato. In Germania ha votato il 67% di elettori. Tanti. In Italia non siamo arrivati al 50%, nonostante ci avessimo una coincidenza con le più Con popolose le isole amministrative, del con quasi. regionali in Piemonte. Piemonte è una regione di 4 milioni e 200 abitanti. Quindi in Germania la sinistra ha preso una batosta storica. I socialdemocratici al governo sono fermi al 15%, c'è stata una grande avanzata dei popolari, una discreta tenuta dei popolari che hanno recuperato su invece batoste che hanno preso i popolari, sempre i democristiani, CDU e CSU. Anche mio figlio ha votato tedesco stavolta, perché si è sbagliato. Non so per cosa ha votato, non so per cosa ha votato, ma lo chiederò e diserrederò se non è stato fatto. Però l'avanzata della destra, allora, in termini europei la cosa strana è questa, che mentre la von der Leyen l'altra volta, von der Leyen è popolare, no? Sì. Espressione dei popolari tedeschi, per avere una maggioranza, perché non c'era una maggioranza, quindi è stata fatta questa maggioranza socialisti, popolari,
che comunque ha visto anche dei precedenti in Germania, quindi per loro per i tedeschi è normale fare queste robe, perché quando in Germania c'è il proporzionale, quando non riescono a raggiungere la maggioranza c'è queste grandi coalizioni che durano mai 5 anni e se rompono prima, però alcune cose importanti le fanno. L'altra volta però la von der Leyen ha avuto bisogno dei voti dei 5 Stelle italiani e non so di chi altro per raggiungere i famosi 371, che è la metà dei 740. Invece questa volta avrebbe una maggioranza addirittura di 400, cioè la sua vecchia maggioranza, senza i 5 Stelle, senza l'aggiunta di altro, non so se erano Verdi o qualche cosa, avrebbe la maggioranza assoluta dei seggi. Ora il problema è questo, l'alternativa potrebbe anche esserci, ma bisogna che insieme ai popolari e insieme ai conservatori, che sarebbe sostanzialmente il gruppo della Meloni, che porta il maggior numero di parlamentari, deve arrivare anche ID, che sarebbe Identità e Democrazia, e stiamo qui a casa della Lega, che però è piccolina, più dei francesi, che ce ne hanno tanti, e qui c'è da discorrere con la signora Le Pen, che insomma è un soggetto un po' più difficile con cui ragionare, e poi c'è la necessità però di avere anche voti dei liberali, dell'attuale maggioranza che sostiene Ursula. E non so quanto i liberali saranno disposti a un accordo con i popolari, fare l'accordo con i conservatori non avrebbero grossi problemi, perché già governiamo insieme con la Meloni qui e con altri conservatori in giro per l'Europa, penso alla Polonia. E il problema potrebbe essere dei liberali. E altrimenti poi ci stanno 100 voti di altri gruppi non identificati, è un'enormità, sono 105 parlamentari di altri gruppi che però sono tutti gruppettini sparsi, difficili da ricondurre in una logica politica, tutti i gruppettini di persone che poi magari quando vai a fare le leggi, volta per volta devi andare a contrattare il beneficio per casa loro. Non so, c'è il gruppetto rumeno che ti dice sì, mi fai la legge per le arance italiane, faccio un esempio stupido, però me devi fare anche quella per le barbabietole della Romania e per il sangue della Transilvania, per il vino della Transilvania. Cioè, vuol dire, diventa molto complicato guidare l'Europa con questi gruppetti che normalmente nessuno prende, cioè nessuno li vuole. Cosa verrà fuori? Non lo so. Al momento sembra che l'ipotesi più accreditata sia quella di una riedizione della maggioranza Ursula. Se questa maggioranza si sposta, Ursula von der Leyen è disposta a ragionare con la Meloni, bisogna che poi la Meloni e altri facciano una mediazione con tutta l'altra area, escludendo chiaramente l'ultradestra neonazista con la quale nessuno intendi dialogare, penso neanche le Grazie Luca, buon ascolto, buon prego. ascolto. Buona Ciao. serata e a presto, a presto. Ci sentiamo. Grazie, grazie Ciao, a voi. grazie di nuovo.